Ciao Marina, buon pomeriggio, ben trovata a te. Naturalmente un saluto agli amici che ci ascoltano in diretta al TG8. Le ultime sul mercato del Pescara e sul ritiro, vi diciamo che l'attaccante Cupone è arrivato in città ieri sera dopo la mezzanotte e mezz'ora fa circa si è aggregato al ritiro a Palena. Stiamo vedendo proprio le prime immagini del ritiro della squadra del tecnico Colombo. Nella serata di ieri era arrivato anche Jabouin, quindi comincia a prendere forma il nuovo Pescara. Andiamo a vedere quelle che sono le trattative di mercato. Notizia proprio di poco fa, perché il direttore sportivo del Pescara, Daniele Dellicarri, ha avuto un nuovo colloquio telefonico con Salvatore Pezzella, il centrocampista di proprietà della Roma. Lo scorso anno con il Siena, il giocatore sta aspettando la chiamata dalla Serie B. C'è un contatto con il Venezia, ma sembra che questa mattina ci sia stata un'ulteriore apertura con il giocatore che si sta convincendo ad accettare il progetto Pescara. Nel pomeriggio ne sapremo di più quando Dellicarri formulerà la prima offerta ufficiale a Pezzella. E sempre nel tardo pomeriggio di oggi, il DS Biancazzurro farà la sua offerta rivista al portiere Di Gennaro. C'è questa suggestione del ritorno di Di Gennaro, che era in procinto di dire di sì. Di Gennaro attende la proposta scritta della Pescara, che potrebbe arrivare questa sera. Per quanto riguarda il reparto arretrato, sempre vive la pista di Boccolo, il centrale classe 98 di proprietà della Juventus. Valietti, come cambio di Saccani, terzino destro di proprietà del Genoa, arriverebbe a titolo definitivo, ma solo dopo l'eventuale partenza di Cancellotti, mentre la società sta continuando a lavorare sotto traccia sull'eventuale ritorno di Broscol, centrale difensivo visto già tanti anni fa con la maglia del Pescara. Il DS Dellicarri vuole capire bene quali sono le condizioni del forte centrale. Un piccolo riassunto, Marina, perché soprattutto in attacco la rosa ha già preso una forma importante con Cuppone e Lescano che sono nel ritiro, con Delle Monache, con Chiarelli. C'è Borrelli, anche se potrebbe lasciare il Pescara, in quel caso arriverà un attaccante di struttura. In mezzo al campo, ieri lo abbiamo ascoltato in diretta al TG, è arrivato Luca Mora, colpo d'esperienza per il centrocampo biancazzurro. Ripetiamo, entro questa sera potrebbero esserci nuovi sviluppi, si spera in positivo per Pezzella. È tutto, ti restituisco la linea con una piccola curiosità, Marina, perché sulla nostra pagina ufficiale Facebook abbiamo lanciato quella che è la dichiarazione di Marco Verratti, che ha fatto un po' sorridere, ovvero Verratti ha dichiarato: chiederò in futuro la nazionalità francese, anche se mi sento italiano a tutti gli effetti. Vengo da un Sarà piccolo Verratti. paesino. Lo Esatto, vengo da chiameremo un Verratti. piccolo paesino che è Manopello, ma sono andato a vivere a Parigi. Tra l'altro, in Francia sono nati i miei figli, a Parigi devo molto e chiederò la nazionalità francese. Lo potete vedere sulla nostra pagina ufficiale Rete8.